Quanto siamo stressati oggi? Siamo sempre stressati. Siamo stressati al lavoro, siamo stressati quando torniamo a casa, siamo stressati quando parliamo con i pazienti, siamo stressati quando parliamo con i dottori, siamo stressati in ogni momento della nostra vita. Ora io mi chiedo, ma perché lo siamo? O anche perché diavolo abbiamo preso una parola di un altro dizionario, del dizionario inglese, per indicare qualche cosa che ci dà fastidio? Che cosa sta dentro la parola stress? Che cosa si nasconde sotto la parola stress? Io credo che sia la paura di ammettere che le emozioni possono essere causa di malattia. Questo noi lo accettiamo con la medicina occidentale, lo accettiamo naturalmente con la medicina cinese. La psicosomatica è una realtà. Noi sappiamo che uno stress, delle emozioni alterate possono, attraverso il sistema immunitario di solito, portare a una alterazione somatica e quindi ad una malattia. Però di fatto la psicosomatica è considerata più un cofattore di malattia che una malattia a tutti gli effetti. E il fatto che le emozioni possano dare malattia, certo lo sappiamo, ma non lo accettiamo. Un problema, se è presente sul nostro corpo a livello somatico, allora lo possiamo identificare e quindi c'è, è lì, lo possiamo indicare. Ma se invece è qualcosa a livello psichico, magari lo possiamo realizzare, lo accettiamo da un punto di vista teorico, ma non lo riconosciamo. Siamo ancora distanti da Cartesio in poi, quando abbiamo diviso mente, corpo, psiche e soma, e siamo ancora qui a cercare di ricucire questa ferita, a cercare di ricollegare le due parti. Ora vi dico un segreto: la verità è che noi lo vogliamo o no, psiche e soma sono la stessa cosa, almeno da un punto di vista energetico. Ma se non vogliamo vederla da un punto di vista energetico o fisico, propriamente detto, come energia di particelle, diciamo pure che mente e corpo sono davvero molto, molto collegati. E se c'è una medicina che davvero collega mente e corpo da un punto di vista concreto, sottile, sottile ma molto forte, è proprio la medicina cinese. La medicina cinese già nei testi classici suggeriva come lo Shangong, il terapeuta di caratura superiore, fosse in grado di individuare la mente dei pazienti, individuare i loro pensieri e curare stando molto attento alle emozioni. Quindi riuscire a curare attraverso le emozioni, ma non solo, prendersi cura delle emozioni mentre faceva una terapia, che fosse questa con l'agopuntura, con le erbe, la fitoterapia cinese o con un massaggio, o qualunque terapia. Si dice addirittura che il Tai Yi, il medico di corte, il medico davvero quello più forte, la serie A della medicina, fosse in grado di curare solo con Shen, un carattere che nella tradizione cinese ha a che fare con la mente, con lo spirito, ma anche con l'atteggiamento, il comportamento, ha davvero tante traduzioni. Shen è uno dei caratteri che viene più utilizzato all'interno della medicina cinese e di tutta la New Age che è derivata da questo per indicare tutti gli aspetti del mentale. Ma se andiamo a cercare l'origine del significato di malattia nella medicina cinese, scopriremo come malattia del corpo e malattia della mente fossero davvero molto vicine per quanto riguarda la tradizione cinese. Se voi oggi prendete un qualunque dizionario cinese, anche quelli da cellulare, e cercate la parola malattia, trovate che si chiama Jibing. Questo Jibing, ancora oggi, che se chiedete a un qualunque cinese vi dirà che vuol dire malattia, dove Ji vuol dire qualcosa di improvviso e Bing può essere anche malattia propriamente detta, quindi si possono separare, in realtà viene da molto molto lontano. Viene dalle ossa oracolari, quelle ossa che venivano utilizzate per divinare, per cercare una risposta del cielo. E questo Ji e questo Bing indica due tipi diversi di malattie. Ji è il radicale della malattia, cioè un uomo che è costretto a stare a letto, ma colpito da una freccia. E questo indica una malattia improvvisa. E questo carattere di improvviso è ancora oggi presente nella tradizione cinese. Se chiedete a un qualunque cinese il significato della parola Ji, lo stesso Ji di Jibing. E questa è la prima parte della malattia, quella esterna, diciamo. E poi c'era un altro radicale della malattia che è Bing, quello che ancora oggi viene utilizzato per indicare la malattia, che è sempre un uomo costretto a letto, ma con all'interno Bing. Se voi chiedete a un insegnante di cinese o se chiedete a
qualunque cinese per strada vi dirà che questo bing, fatto con questa forma, è semplicemente un suono, non ha nessun significato. E questo in parte è vero, in parte no. Perché bing è vero che non ha significato, ma perché è un nome proprio. Un nome di uno dei 10 tronchi celesti, quelle qualità delle energie del cielo che si mischiavano con le 12 energie della terra, i 12 rami terrestri. 10 tronchi celesti, 12 rami terrestri si mischiavano insieme per dare le qualità del tempo. E questo being, questo tronco celeste, era collegato all'energia del fuoco, all'energia del cuore e quindi a quello delle emozioni. E quindi vedete come Jibing, malattia, sono due ossa oracolari che indicano entrambi una malattia, una improvvisa di origine esterna, la freccia che colpisce l'uomo, l'altra invece, se vogliamo, cronica di origine interna, che viene da dove? Viene dal cuore, viene dalle emozioni. Se noi pensiamo ai cinque movimenti, la terra viene messa al centro e si sente spesso che la terra è l'origine di tutte le malattie, che il nostro digerente, il nostro secondo cervello è l'origine di tutto. Questo è certamente vero, la Terra viene messa al centro, ma quello che pochi sanno è che nello Shuowangjie, uno dei primi dizionari, quindi prima ancora dello sviluppo della medicina cinese propriamente detta, il cuore, Xin, era la sede delle emozioni ed era considerato parte del movimento Terra. Quindi in sostanza il cuore era al centro di tutto e come oggi si dice che sia la dieta o il digerente, il nostro centro, quello che porta le malattie o la guarigione a tutti gli organi, anticamente veniva data la stessa valenza al cuore. E in fondo oggi non è poi così diversa. Se affrontiamo lo studio delle cause di malattie in cinese, abbiamo cause esterne che vengono dall'esterno e cause interne, quindi i Liou Yin Qi Qing. Liou Yin, che sono i sei perversi esterni, il freddo, il caldo, il vento, che possono attaccare l'uomo improvvisamente dall'esterno e portare la malattia. E poi abbiamo le Qi Qing, le sette emozioni, che dall'interno possono sviluppare calore, possono annodare il qi, possono farlo scendere e diventare anche loro causa di malattia. E in fondo, se pensate alla Neijing Tu, il panorama interno taoista, le sette emozioni altro non sono che degli elementi climatici, come lo sono il vento e il freddo nell'esterno. Le emozioni sono degli eventi climatici che svolgono la loro azione all'interno, andando a modificare il panorama. E quindi, come il vento, il caldo possono andare a modificare il mondo esterno, così le emozioni possono modificare il nostro mondo interno. Raramente parlo di emozioni. E questa è una scelta, perché le emozioni sono già tanto decantate per quanto riguarda la medicina cinese all'interno di quel movimento della New Age che poco davvero ha a che fare con la medicina cinese, che è davvero una medicina pragmatica, nata sui campi di battaglia. Sono passati degli anni da quando parlo di medicina cinese, non ho mai parlato di emozioni. E mi sembra che oggi si stia creando un'interessante opportunità per iniziare a parlare di emozioni. Però vorrei evitare di dirvi quello che magari avete già sentito dire o di fornirvi quello che può essere la mia opinione, una mia spiegazione. Vorrei offrirvi i miei occhi. Vorrei darvi la possibilità di leggere i testi classici di medicina cinese dove si parla di emozioni attraverso la mia conoscenza, la mia esperienza. Se voi cercate una traduzione del Neijing, il classico di medicina interna dell'imperatore giallo, troverete una traduzione, la traduzione che quel traduttore avrà fatto sulla base della sua esperienza, della sua conoscenza, dei testi che avrà letto e di quella traduzione che gli sembrerà andare meglio sulla base della sua coscienza, dell'editore, di quello che gli permette e di quello che il pubblico vuole sentirsi dire. Ma questi testi non sono stati fatti per questo, sono stati fatti perché la gente potesse leggerli, fare esperienza del mondo, ritornare a leggerli, rileggere gli stessi passaggi, capire cose nuove perché sono stati arricchiti dall'esperienza. E quindi vorrei provare ad offrirvi la stessa cosa. Io ho avuto un maestro di medicina cinese molto severo che prima ancora di farmi studiare il cinese moderno mi ha chiesto di studiare il cinese antico, ma non solo perché fosse severo in assoluto, perché lui voleva che io fossi indipendente, voleva che appena avessi finito di studiare con lui, io potessi continuare a studiare da solo, sulle mie gambe,
andando a confrontarmi su questi testi e magari sì, certo, facendo delle domande anche a lui, ma soprattutto facendo esperienza nel mondo e ritornando su questi testi qua. Quello che vorrei fare con voi è parlare delle emozioni attraverso una lettura dei testi classici e dovendo scegliere tra i vari testi classici lo Huan Di Nei Jing, il testo classico di medicina interna dell'imperatore giallo, è chiaramente il libro di medicina cinese ed è quello dove dovremmo iniziare. Fra il Su Wen, la prima parte, le domande semplici, e il Ling Shu, la seconda parte, il cardine spirituale, è meglio andare a cercare le risposte di queste cose nel cardine spirituale, dove si va sulle domande più sottili, se vogliamo, o le risposte più sottili. E se devo andare a cercare all'interno di questo libro una risposta, il capitolo ottavo, Ben Shen, è quello che parla davvero dello Shen e che dice le cose più interessanti. Parla davvero di dinamiche del Qi, di come le emozioni possono influire sulle dinamiche del Qi, portando la malattia. Spiega come le emozioni possono influire sul corpo, ma anche come il corpo possa influire sulle emozioni. È davvero, davvero didattico. E parla anche dell'origine della vita, di come il medico debba sempre tenere presente lo Shen, prima quindi lo spirito, la mente, le emozioni, prima di iniziare a fare un trattamento. Vorrei iniziare con voi questa lettura, darvi a voi i miei occhi e così riuscire a rendervi indipendenti per quanto riguarda la scoperta di questa medicina straordinaria.